Perché stanno come ci sei? Cioè, bastava sì. Forse era questo. Era solo un problema di attimo. Adesso. Buonasera a tutti. Prova, prova, sa, prova.
Certo, bastava leggere l'atto. Esatto. Per carità, se basta leggere le cose, non le leggo.
Sì.
Salve, buonasera a tutti. Buonasera Alejandra. Ciao. Buonasera, adesso aspettiamo il collegamento di tutti, e ancora un minuto e cominciamo il nostro webinar. Ok, perfetto. Va bene, perfetto. Sei già collegata con tutti. Sì. Arriviamo. Nel frattempo apro la presentazione, faccio queste cose, tanto fin quando non si sì, continua. Sì, ti do tutti. Okay. Grazie. Grazie a te. Clausola CAE. Benissimo, allora mi sembra che i relatori siano tutti presenti. Chiedo a tutti cortesemente di tenere acceso il video per la vostra registrazione, per i crediti formativi, e invece di spegnere l'audio per evitare fastidi di linea. Allora iniziamo quindi, grazie a tutti i colleghi, rappresentanti diplomatici e governativi, buongiorno a tutti, benvenuti al secondo incontro della serie Doing Business, una successione di incontri dedicati agli avvocati internazionalisti organizzati con i consolati, gli uffici commerciali dell'ambasciata, le camere di commercio e anche gli avvocati esperti in operazioni cross border, che ci offriranno strumenti pratici per avvicinarci e approfondire le molte possibilità di investimento all'estero per la nostra categoria. Oggi rappresento il Collegio L'Ordine degli Avvocati di Milano, il Presidente Vinicio Nardo e la Presidente della Commissione Internazionale dell'Ordine degli Avvocati, l'Avvocato Francesca Zanasi, e spero di essere all'altezza di questo ruolo. Do il benvenuto immediatamente ai nostri ospiti messicani. In nombre del signor Presidente Vinicio Nardo e della Presidente Francesca Zanasi, Presidente della Commissione delle Relazioni Internazionali che rappresento, es un placer darles el bienvenido hoy en este nuestro webinar, segundo encuentro del proyecto Doing Business. Mientras avanzamos en este nuevo año lleno de expectativas y cambios y de suma importancia proporcionar apoyo a nuestros amigos, colegas, compañeros y a todos aquellos que quieren promover las relaciones con otros países. Este también es la misión de nuestra Comisión Internacional, de la CRINT, y también de los mercados en todo el mundo. Es con este espíritu de agradecimiento que hoy doy la bienvenida a nuestros amigos,
della Secretaría de Economía de México, del Consulado General del México en Milán y de la Fundación Italia México. Es un gran honor también dar la bienvenida a la excelentísima señora embajadora María de Los Ángeles Arriola Aguirre, cónsul general de México en Milán. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y con ella quiero agradecer toda la oficina del Consulado General de México en Milán por la preciosa colaboración, la planificación de este evento. Espero gustar a todos. También un gracias importante al panel de expertos reunido hoy desde Ciudad de México, desde el México, porque hoy mismo empezamos también a hablar con el Ministerio de Economía, con la señora Liliana Padilla Rodríguez, que es la directora general de Política y Promoción de Inversiones y Exportaciones de México. Y también un agradecimiento particular se dirige al señor Luis Godoy Rueda, director general del proyecto innovador Data México, que vamos a ver hoy. Por último, pero no menos importante, evidentemente, gracias a la compañera Alejandra Olaicheu, compañera abogada, presidente de ejecutiva de la Fundación Italo-Mexicana, y también una compañera experta en Derecho Internacional que dirige el Italian Desk de uno de los más importantes despachos mexicanos aquí en Italia. Y entonces empezamos nuestra tarde de trabajo, aterriamo quindi oggi nel Centro America, in Messico, un paese che sta investendo nello sviluppo e nel consolidamento delle infrastrutture, autostrade, aeroporti, e che ha di recente varato un'importante riforma nel settore del lavoro e soprattutto arriva dall'attuale ratifica del nuovo accordo commerciale con gli Stati Uniti e il Canada, l'USMCA, che sostituisce il vecchio NAFTA, e comprenderemo oggi con chi di dovere che impatto ha il nuovo trattato in ambito industriale per le anche esportazioni, importazioni, quindi per l'ambito anche di nostro interesse. Cominciamo quindi i lavori con il console generale, l'ambasciatrice Maria de Los Ángeles Arriola Aguirre, che ci fornisce una presentazione istituzionale delle opportunità di business in Messico per gli investitori stranieri. Illustrerà i settori di interesse, il bilancio di scambio tra Messico e Italia, gli accordi commerciali con l'Europa. Dejo la palabra entonces a la señora cónsul a la espera de su intervención. Muchísimas gracias, Fiammetta Capecchi. Do un saludo a Vinicio Nardo, presidente del Orden de los Abogados de Milano, a Francesca Maria Zanassi, presidentessa delegata della Commissione Rapporti Internazionali, a lei, a Alejandra Olaicheu, associata dello studio legale Noriega y Escobedo, con mucho afecto a Liliana Padilla, collega della Cancilleria, quien ahora ofrece su experiencia al servicio de la Secretaría de Economía, y a Luis Godoy Rueda, director general del proyecto Data México. Allora, io vorrei fare una presentazione generale del Messico per far capire dove si trova Messico. Quindi adesso farò una condivisione con voi del documento. Esiste il documento? Sì? Ok, da qua devo andare, vero? Ok, non so, aspettate un attimo perché devo aprire qui un documento, ecco. Prego, è sempre macchinoso. Ok, non so se lo vedete. Sì, lo vediamo perfettamente. Lo vedete? Perfetto, ok. Allora, io farò la mia presentazione in italiano perché penso sia più utile per voi che parli in italiano, perché in spagnolo sapranno di cosa sto parlando i miei colleghi. Non logro aprirla. Ah, ok. Si vede, perfetto. Ok, perfetto. Ok, allora, perché investire in Messico? Perché fare affari con il Messico? Beh,
Il Messico è un paese di oltre 127 milioni di abitanti. In realtà adesso siamo a 129, anche se con la pandemia non so quanto verrà diminuita la popolazione, ma diciamo che siamo in 129 milioni, con un'età media lavorativa di 29 anni, quindi una società giovane, con una manodopera qualificata e con un PIL di 1.274 miliardi di dollari e un'inflazione che si è contenuta bassa, intorno al 3, l'anno scorso al 3,3 e negli anni precedenti fra il 3 e il 2,5%, quindi è già un po' di tempo che il Messico riesce ad avere una economia contenuta. Scusate, questo si è andato. Che passò? Ok, scusate perché mi è partito questo. Ok, è molto sensibile lo schermo. Ok, allora, il Messico è un'economia molto aperta e quindi è socio commerciale dell'Unione Europea e per Messico l'Europa rappresenta il terzo socio commerciale in assoluto a livello globale, mentre che Italia è il nono socio commerciale del Messico e il quinto investitore mondiale, che sono i risultati del 2019, che l'Italia ha chiuso come quinto investitore mondiale nel Messico per il rafforzamento dei rapporti economici che si sono sviluppati negli ultimi 8-10 anni fra il Messico e l'Italia e che ha portato come risultato questo grande interesse dell'Italia in Messico. E l'anno scorso siamo arrivati nel primo trimestre alla posizione 11, ma sappiamo che l'anno scorso, il 2020 per la pandemia, è un anno difficile di calcolare in tutti i sensi, perché purtroppo la situazione del Covid ha fatto cambiare tanto il modo di operare e tanti investimenti che dovevano andare l'anno scorso si sono dovuti fermare per il Covid. Per un'altra parte vediamo nel caso dell'Italia che il Messico rappresenta il secondo mercato per l'export di tutto il continente americano appena dopo gli Stati Uniti. E cosa che ben poca gente sa è che il commercio che l'Italia ha con il Messico è di più di quanto commercia con Brasil, Argentina e Cile tutti e tre insieme. Quindi di quella grandezza è il commercio che l'Italia ha con il Messico. Allora, dal punto di vista macroeconomico, Italia è l'economia numero 8 a livello mondiale, mentre che il Messico è la quindicesima, tutti e due i membri del G20. Italia è il nono paese che più commercia al mondo e il Messico è il numero 12. Per la facilità per fare affari, Italia si trova nel posto 58, sebbene noi saltiamo che il secondo Messico è dentro l'America Latina, in realtà siamo molto vicini all'Italia con il livello 60 dentro dei paesi che danno più facilità per fare business. Il tasso medio di crescita dell'economia italiana è del 0,8% del PIL, questo prima della pandemia, mentre che il Messico negli ultimi 10 anni aveva avuto una crescita, 12 anni, una crescita media del 2% annuo. In Messico si trovano oggi intorno a 1.600 imprese o ditte italiane. Queste sono presenti non solamente a livello di investimenti, sino anche a livello di commercio. La maggior parte di quelle si trovano a Città del Messico, Monterrey, Querétaro, León e Guanajuato e nel settore del turismo, i servizi e ristoranti nella Riviera Maya. I principali settori sono macchine industriali, manufatturiero, alimentare, automotive, energetico, prodotti chimici, materiali plastici e metallici per automobili. Poi dalla parte del Messico ci sono 66 imprese messicane presenti in Italia e in società con un partner italiano
altri 257. E i settori sono alimentari, tubazione in plastica, aeronautico, finanziario e design. E questi sono i nomi che non mi metto a mettere tutta l'informazione, ma potete vedere lì le principali imprese italiane che si trovano in Messico. Passiamo alla seguente. E poi potete vedere, queste sono praticamente le principali imprese italiane che sono presenti in Messico. Poi dalla parte messicana, fra le più note imprese, troviamo il gruppo Bimbo, che è il gruppo produttore di pane industriale più grosso al mondo e che ha a Modena, Emilia Romagna, un investimento di 650 milioni di dollari. Poi troviamo Gruma, che anche è la industria mondiale numero uno in produzione di derivati del mais per l'alimentazione non solamente umana, ma anche per concime e anche per l'industria della birreria. E si trova qui vicino in Venezia, nella provincia di Venezia, nel Veneto. Poi abbiamo anche altre aziende messicane, come l'impresa messicana AVNTQK a Varese, e abbiamo altre imprese messicane importanti qua nel mercato italiano. Il commercio fra Messico e Italia, da quando abbiamo firmato l'accordo di libero scambio, è tutto un accordo complessivo per la parte politica di cooperazione e la parte commerciale che abbiamo celebrato con l'Unione Europea ed è entrato in vigore il 1 ottobre del 2000, il commercio bilaterale fra Messico e Italia è cresciuto in 20 anni del 291%, il quale vuol dire che la crescita annua è intorno al 10,3%. Non dobbiamo dimenticare che l'importanza del Messico è anche che ne ha 12 accordi di libero scambio a livello mondiale con 46 paesi, entro i quali evidentemente l'Unione Europea, America del Nord e un grande numero di paesi dell'America Latina, il Giappone ed altri paesi importanti a livello mondiale. Il Messico ha anche rinnovato il suo accordo con gli Stati Uniti e il Canada di maniera recente, il 1 luglio del 2020 è entrato in vigore questo nuovo accordo ed è un accordo che al di là del NAFTA è andato su 10 nuovi capitoli che sono dogane e facilitazione del commercio, allegati settoriali, commercio digitale, lavoro, ambiente, piccole e medie imprese, competitività, anticorruzione, buone pratiche regolatorie, politica macroeconomica. E anche permette l'opportunità di fare affari nei settori automobilistico e autocomponentistico, aerospaziale e chimico per le imprese straniere che vogliono avvicinarsi e fare business con tutto il commercio dell'America del Nord, che è il mercato assai più grande a livello mondiale come regione. La catena di valore dell'America del Nord e l'accesso preferenziale al mercato più grande del mondo, come dicevo, con il 99% della componentistica auto che si produce per regione si produce in Messico, e ci sono più di 1500 fabbriche di autocomponentistica in Messico a livello competitivo. E così vediamo che anche questa problematica che è stata evidenziata durante il governo Trump fra Stati Uniti e Cina, sembra che anche il nuovo governo Biden sia sulla la linea più o meno uguale, non di confrontazione, ma sì di cercare di evitare che la Cina riesca ad arrivare ad essere una potenza economico-commerciale più forte che gli Stati Uniti, e quindi l'idea di questo nuovo accordo commerciale Messico-Stati Uniti e Canada cerca un po' con l'Unione Europea di approcciare di più tutti i settori dell'economia dei tre paesi per attrarre degli investimenti esteri
e per ingrandire la possibilità del commercio regionale e anche fuori dalla regione con terzi paesi, dove il Messico, ripeto, sia per la sua posizione geografica, sia per il numero di accordi di libero scambio che ha, si presenta come un socio molto affidabile e molto attraente per l'Italia. Poi il Messico e l'Unione Europea, anche dopo 20 anni di aver firmato un accordo di libero scambio, si sono resi conto che il mondo è andato avanti, tante cose sono cambiate, che era il momento di aggiornare l'accordo firmato a quell'epoca. Quindi il 28 aprile del 2020 si sono conclusi i negoziati del nuovo accordo commerciale fra il Messico e l'Unione Europea. Attualmente quell'accordo si trova in un processo di revisione giuridica a livello di ciascun paese membro dell'Unione Europea, alla sua volta in un processo di traduzione a tutte le lingue ufficiali della regione, e si è accordato che si dovrebbe procedere alla firma e ratifica dell'accordo per tutti i paesi membri, tramite anche i loro parlamenti, entro il 2021. Speriamo che con questo Covid sia viabile che questo accordo entri in vigore al più presto possibile. Questo accordo cosa permetterà? La rimozione del 99% dei dazi che attualmente si mettono ai prodotti importati del Messico, che prima non formavano neanche parte dell'accordo, o che formavano parte ma avevano dei dazi molto più alti. E tra le novità più importanti di questo accordo è che 340 alimenti prodotti nell'Unione Europea sono stati riconosciuti come prodotti di controllo originale dell'Europa, per evitare la sua imitazione in Messico, che era una parte molto sensibile per paesi come il caso dell'Italia e anche di altri paesi, ma anche per il Messico è un tema molto importante, perché dentro questo gruppo entrano prodotti messicani tipo il tequila e il mezcal, che sono di origine anche controllata. La relazione commerciale Messico-Italia nel suo insieme è arrivata nel 2019 a 5,5 miliardi di euro, dei cui 4,4 miliardi appartengono a esportazioni italiane e solamente 1,1 miliardi di euro appartengono al Messico. Perché questa differenza? Perché l'Italia è un grande esportatore di macchinari industriali al Messico, perché con tutti questi investimenti italiani che ci sono in Messico, e non solo, anche per la qualità della macchinaria italiana per l'industria, tanta di quella macchinaria italiana viene importata in Messico per i processi industriali messicani. Quindi quello già crea uno sbilancio importante, perché per il resto delle cose, sebbene c'è una differenza anche, non è così grande come può essere in questo settore in particolare. Ma mentre ci siano gli investimenti italiani che arrivano in Messico, questo sbilancio del commercio evidentemente entra un po' in bilancio a livello della macroeconomia messicana, e continua a essere una cosa positiva. Comunque Messico cerca, con questo nuovo accordo che entrerà in vigore, noi ci auguriamo per il 2022, che anche più prodotti messicani che oggi per protezione del mercato europeo non possono entrare, riescano a farlo anche. Non mi tengo a ripetere i settori principali, i 5 principali prodotti, perché voi lo potete vedere nello schermo. Questa è una tabella di come è cresciuto il commercio bilaterale negli ultimi 27 anni. E poi qua anche sono dati macroeconomici comparativi fra tutti e due economie e paesi. Non mi fermo lì. E volevo dire che l'Italia, come avevo già detto previamente, in 2019 si è ubicata come il quinto paese con più investimenti esteri in Messico, dopo gli Stati Uniti, Spagna, Canada e Germania. Sebbene nel primo trimestre del 2011 si sono abbassati all'undicesimo luogo,
ci sono delle informazioni che di recente abbiamo trovato che non rimane molto chiaro, ma sembra che l'Italia abbia fatto un salto enorme nel secondo trimestre in investimenti in Messico e alla chiusura del secondo trimestre ci sia una crescita importantissima degli investimenti e abbia anche oltrepassato il quinto posto come investitore. Ma come non sono cifre ufficiali, preferiamo non dare questa informazione per il momento. Gli investimenti diretti esteri in Messico sono stati nel 2019 in totale da tutto il mondo 32.921 milioni di dollari, sarebbero 32 miliardi, di cui 4,5% provengono dall'Italia. I principali opportunità di investimento in Messico per le industrie italiane sono chiare nel settore aerospaziale, agroalimentare, beni di capitale, elettrico ed energie rinnovabile, turistico e farmaceutico. E anche appartamentistico e autoparti, trasporti, mobilità e l'industria automobilistica e autocomponentistica. E come si nominava prima, il Messico anche sta crescendo i progetti del governo, sono dentro del settore della infrastruttura con treni, perché il Messico è molto indietro nello sviluppo delle ferrovie e quindi stanno investendo il governo nel chiamato treno Maya, che attraverserà tutta la zona Maya e sarà una regione di turismo molto importante che si aspetta crescerà e permetterà a più gente conoscere anche tutti i piccoli paesi particolari con tanta storia e tanta cultura, le regioni delle piramidi, eccetera, e con questo treno. E lì l'Italia è un paese con una tecnologia molto molto sviluppata che magari potrebbe anche partecipare. Questi sono i totali di milioni di pesos, che sarebbero miliardi, che il governo del Messico sta investendo per quel settore. Poi c'è l'aeroporto, secondo aeroporto che farà di appoggio all'aeroporto di Città del Messico. Devo dire che il Messico nel 2019 è stato il settimo paese più visitato al mondo. L'anno scorso, con tutta la pandemia, siamo arrivati nel quarto posto, mi sembra terzo posto, dopo l'Italia e la Francia, come paese più visitato al mondo, nonostante la pandemia. Quindi la industria aeronautica e degli aeroporti e servizi deve crescere in Messico ed è un settore dove il governo sta puntando. La manutenzione e conservazione delle strade è anche importantissima, perché non avendo noi un settore di trasporto ferroviario sviluppato, la maggior parte dei movimenti dentro il territorio si fanno o per le strade o via stradale o via aerea. Il treno interurbano Messico-Toluca, che è una città molto vicina a Città del Messico, praticamente attaccata, e che è un altro centro industriale molto importante dove tante imprese stanno investendo, e quindi il movimento fra le due città è importantissimo e si deve dare più facilità al movimento. Sentieri rurali, autostrade in costruzione, conclusione di dighe e canali e corridoio interoceanico dell'Istmo di Tehuantepec. Sarebbero i principali progetti. Ci sono 68 progetti che sicuramente la gente della Segreteria di Economia parlerà più a dettaglio. E poi diciamo che i progetti nei settori che possono essere di interesse per l'Italia, ripetiamo, sono infrastruttura, trasporto, turismo, energia, acqua e risanamento, ambiente. E infatti ci sono altri settori che noi stiamo spingendo, ma non è ancora, sono ancora in processo di sviluppo, per cercare di in un medio termine riuscire ad approcciare di più settori come sono il design e la moda. E questi sono altri progetti di investimento strutturale, però non vorrei entrare tanto in dettagli qua, perché sono convinta
che i nostri colleghi della Segreteria d'Economia entreranno più a dettaglio. Comunque, quello che volevo dirvi è che assolutamente il Messico è un paese al quale deve guardare l'Italia. Sappiamo, come salgo da sta pantalla per che me ne arrivi, escape o che? Come salgo da qui? Un attimo per cortesia, devo chiudere questa finestra. Sì, ok. Ok, perfetto, adesso mi potete vedere. Allora, il Messico è un paese che è molto attraente per l'Italia, in riassunto tutto quello che ho detto, uno, perché oggi per oggi anche l'Italia si è reso conto, e già non da ieri, non per il Covid ha aiutato ancora di più, a spingere a tante industrie italiane ad uscire da Cina o dell'Asia, rientrando i loro investimenti in Italia con lo scopo di cercare altri mercati più attraenti nel nuovo modello di sviluppo del commercio internazionale, degli investimenti internazionali e di una globalizzazione più, diciamo, regionalizzata per controllare un po' un migliore sviluppo di questo nel medio e lungo termine. Perché il Messico? Perché il Messico, al di là di tutto quello che ho detto, anche un paese che per la sua posizione geografica, i prodotti che vengono creati in Messico, quando vengono esportati di rientro in Italia, prendono molto meno tempo ad arrivare che non, per esempio, quando vengono dall'Asia. Dall'altra parte, il commercio Messico-Stati Uniti e Canada è un commercio molto grande. Il Messico è il primo socio commerciale in assoluto degli Stati Uniti. Siamo i primi fornitori di tanti prodotti per gli Stati Uniti, non soltanto l'autocomponentistica, ma in tanti settori siamo il primo produttore ed esportatore per gli Stati Uniti, ed è un mercato molto attraente per l'Italia. E intanto l'Unione Europea e gli Stati Uniti non riescano ad arrivare a un accordo di libero scambio che per anni hanno negoziato e non sono riusciti fino ad oggi ad arrivare a fine, il Messico si presenta come un partner importante. Però oggi per oggi le nuove regole del mercato dell'America del Nord fanno anche bisognoso che in settori che sono vincolati, per esempio all'industria dell'autocomponentistica, più che esportare il prodotto dall'Italia per poi mandarlo al mercato degli Stati Uniti dal Messico, sarà molto più attraente e sarà molto più positivo per le industrie italiane investire in Messico per produrre in Messico come prodotto finale e esportare negli Stati Uniti. Ma questo sono dettagli che lascio più ai miei colleghi della Segreteria d'Economia, che sono los expertos y che potranno parlare di questo tema con ustedes. Vi ringrazio tanto per la vostra attenzione e spero non avervi annoiato. No, grazie, tutt'altro. Grazie alla signora Console Generale e Ambasciatrice Maria de Los Angeles Arriola Griglie, ci ha dato una panoramica geopolitica importante, facendo cenno anche ai nuovi trattati internazionali che danno ancora più respiro a questa economia e rendono, come diceva giustamente la signora Console, ancora più attraente questo paese del Centro America, così geograficamente così fortunato e in grande fermento economico. E proprio sulle molte possibilità, e li approfondiamo adesso con la direttrice generale per le politiche degli investimenti e le esportazioni, Liliana Padilla Rodriguez, alcuni temi che possono interessare anche noi avvocati internazionalisti. La dottoressa Liliana Padilla Rodriguez ci fornirà informazioni sulle attività che realizza la Segreteria di Economia del Ministero proprio in tema di attrazione degli investitori stranieri. Lascio quindi la parola alla nostra ospite per un ulteriore approfondimento. Muchas gracias, Chiametta. Inicio agradeciéndote la bienvenida en español. Ese fue un gran detalle, te agradezco mucho. Un pequeño detalle para vosotros. Un pequeño detalle de presentarme en español. Y ahora voy a cambiar al inglés. Nos pidieron que nuestras presentaciones, claro,
las pudiéramos dar en inglés. So good afternoon to everyone. It is a pleasure to be here with you, of course. I would like to start by thanking the Ordine degli Avvocati di Milano for the kind invitation to participate in this series of webinars, as well as, of course, the Mexican Consulate in Milan for making our participation possible. Thank you very much, Madam Ambassador, Maria de los Ángeles Arreola, Georgina Marina, and all the consulate. Thank you very much for your assistance, for your help, and for making all the arrangements for our participation. For the Ministry of Economy, it is always a pleasure to work with associations of business people, entrepreneurs, and investors, and of course, with our diplomatic representations abroad. It is also a great pleasure to meet and share these events with the distinguished guests and friends of Mexico. I have to say, you all seem very, very close to Mexico, friends of Mexico that spoke before me. Thank you to Mr. Vinicio Nardo, Mrs. Francesca Maria Sanazzi, of course, Mrs. Tiameta Capeschi. Thank you also to Mrs. Alejandra Olei, who's gonna speak after us. I have no plan to take much time. I would just like to give you a short introduction to the things that we do in the Ministry of Economy in terms of economic promotion and foreign direct investment attraction, and to briefly describe the strategy that we have been following for the past 2 years for the current administration of President López Obrador. And if I may, I need to connect my computer. Give me just 2 seconds, sorry. Forse abbiamo perso la dottoressa. Vediamo se magari riusciamo a ristabilire la linea con la direttrice generale per le politiche di investimenti. Eccoci qua. Thank non you. Avrei so avuto molto altro da dire. My apologies, I was running out of my energy. So the first thing that I would like to say here is that the need to attract investment and promote exports to support industrialization, economic diversification, and structural transformation remains a priority for my country, for the government of Mexico. And in order to increase our competitiveness in the global markets and to improve the life of Mexican men and women, our country keeps working to diversify, innovate, and include new sectors and regions into the global economy. This is quite new for our strategy, so I would like to underline this. We are working to diversify, once again, innovate, and include new sectors and regions into the global economy. The Global Economic Sectors Unit, was created only 2 years ago, with the idea of using the power of data science to generate intelligence that allows the Mexican government to take a much better economic decisions. That is our main goal. We believe that more and better economic intelligence will result in more precise actions to attract new investment and trade more elaborate products with other countries. Of course, every investment is welcome in Mexico, and we are working to make it easier for the companies from all around the world to come and make business with us. But this strategy also means for us that we are putting most of our efforts to actively attract those investments that would result in jobs of better quality, technological transfer, and also that will complete value chains in order to make a more complex economy. And let me remember us here that despite the global pandemic and despite the fact that the United Nations Conference on Trade and Development
estimated, as you may know, that this year's global FDI flows to Latin America will reduce 50%. The fact is that Mexico has received from January to September 2020, $23.4 billion US dollars, and this is dropping less than 10% points from the same period in 2019. This resilience of the Mexican economy shows us, shows the world, that the trust that global companies and every sector have put in our country and in our institutions. Italy in particular, and Ambassador Arriola has pointed out very well, was the ninth country with the most FDI invested in Mexico during the first 9 months of 2020, with 469 million US dollars. And let me tell you that most of these investments concentrate in just two sectors, which are the electric energy and manufacturing industries. Ambassador Arriola also explained it very well. Italian capital has also important assets in mining, in trade, and in the construction sector. One of our goals, so after checking all these figures, is to diversify the investment into different sectors and regions in our country, as I said before, such as electromobility, aerospace industry, and sustainable investments. Those are some of the examples where we conceive the most important opportunities for the FDI in our country. We also seek to diversify FDI sources to reduce dependence from traditional ones and to expand the benefits of the 13 free trade agreements with 50 economies and the 32 bilateral investment treaties with 33 economies signed by Mexico. These numbers are not perhaps very well known around the world, but it is important for us to tell you. This network of treaties guarantees security for investments and also opens a series of new opportunities for companies. The United States, Mexico, and Canada Free Trade Agreement, or UNMCA, which entered into force as we saw in the Ambassador Arriola presentation last July, and the renegotiation of the treaty with the EU are both new generation FTAs, which cover new areas such as energy, sustainable development, small and medium enterprises, transparency, and anti-corruption. In particular, let me give you a little bit more information. The USMCA has new chapters on areas such as labor, SMEs, competitiveness, good regulatory practices, fight against corruption, macroeconomic policy, and also includes important changes in investment protection, also in intellectual property protection, and regional content in sectors such as automotive, chemical, and textile. This legal international framework complements our mechanisms at home. Some of them, or most of them, are new, to facilitate and secure foreign investments. I will now explain a little more about these national mechanisms. For example, the most important for us to help investors around the world is the one that we put in place in mid-June 2020, called Invest in Mexico, to aid foreign investors. The goal of this national mechanism, Invest in Mexico, is to handle queries and issues that comprise the Foreign Investment National Commission. This is our main commission at home to deal with the FDI, and specifically for greenfield investors. It operates in four very simple steps. Firstly, the foreign investors submits a query or an issue by email at the address that I will put in the session chat at the end of my presentation, so you can see it and use it
you need it. Secondly, this information is received and analyzed by the technical secretariat of the National Commission, which is us, the Global Economic Intelligence Unit. Is precisely the technical secretariat of the National Commission, and this is a new structure in our government. So we identify the liaison of the concerned ministry or the local government authority to solve the query or issue and to transfer this information to their representatives. Then this liaison identifies the concerned authority or official within the ministry or local government to solve all the queries, all the issues that are sent to us. And finally, the mechanism in Mexico answers and solves the query issues, questions presented by the foreign investors, which will eventually become an expected investment. I would also like to mention that a very important part of this whole strategy is the everyday cooperation and coordination with the Ministry of Foreign Affairs. We rely in our embassy and consulates to be the first contact with the companies wanting to buy Mexican products or invest in our country. And in this matter, of course, the consulate in Milan and Consul General Maria de Los Angeles Arreola have been great, really great allies to us. We have worked together, supplying them with information, documents, and tools to help companies in Italy make informed decisions to expand to Mexico and or to increase trade with Mexican small and medium enterprises. Moreover, the consulate has transmitted to us the request made by Italian company to find business partners in this side of the ocean. Therefore, please do continue to count on the Mexican consulate here to present to work together as the link between your projects, your initiatives, and our work in Mexico to help you to reach the adequate contacts, whether you look for business partners or local authorities, and to make the soft landing of your enterprise possible. Finally, I would like to say that at the Ministry of Economy, we have made a priority to make economic information as available to everyone as possible. This means that we have opened all our sources of information so that every business, regardless the size, regardless the sector, can make informed decisions at no cost at all. That's why we have developed a series of digital tools and platforms to make it easier for everyone to access that information. This is what I like to say, our revolution of the new strategy, promotion strategy. And of course, Data Mexico is certainly for us the most ambitious project. We have put it into practice in place. And now, the good news is now is also available in English. So before my fellow colleague, Luis Godoy, can explain to you the uses and benefits of Data Mexico, just let me thank once again the Mexican consulate in Milan, and of course, the Ordine degli Avvocati di Milano for the generous invitation. Thank you very much for your attention. I just would like to just pass the floor to my colleague Luis Godoy to explain Data Mexico. Grazie alla direttrice generale per le politiche degli investimenti e l'esportazione, Liliana Padilla Rodriguez, e prima appunto di passare la parola all'altro relatore, volevo appunto esprimermi la nostra gratitudine per questo intervento e per l'opera appunto che riuscirà a fare anche con gli aiuti per gli investitori stranieri, tra i quali l'Italia è, abbiamo visto, tra i primi e più interessati partner. E quindi la segreteria economica, abbiamo visto, è estremamente attiva, ha costruito con i suoi funzionari che hanno un'esperienza, un taglio internazionale, un nuovo e modernissimo strumento digitale, il Data Mexico,
Data Mexico attraverso il quale i venditori e i compratori possono trovare informazioni in relazione ai prodotti esportabili, ai settori di interesse per gli investimenti. Si tratta di una piattaforma digitale che aspira a diventare un nuovo paradigma di integrazione, visualizzazione e distribuzione per il commercio e l'industria in Messico. Ascoltiamo questo interessante progetto dalla voce proprio del direttore generale del Data Mexico Project, Luis Godoy Rueda, a cui lascio la parola. Por favor, maestro Godoy, aquí estamos para escucharle. Grazie, Yameta. I'm going to switch to English. Thank you to the consulate. Thank you, of course, to all the organizers. And buonasera a tutti in Italia e buongiorno in Mexico. I'm going to start by sharing my screen, if you allow me. Continuing with the points that Liliana Padilla made about what we're doing in Mexico to attract FDI, Data Mexico is a cornerstone project for the communication and materialization of investment, but also, of course, for Mexican companies. And today, I'm going to try to explain not only the basic features of Data Mexico, but also, hopefully, how can it be useful for you as businesswomen and businessmen of Italy that are probably thinking to export, to invest, and to find partners in Mexico so you can work with us. First, I'm going to show you this presentation, and then I'm actually going to show you live some of the profiles I have on Data Mexico so you can watch and understand a little bit more with detail how this can be useful. But I don't know if I'm sharing correctly my screen. Can you see it? Sí. Perfect. Because I'm not. No. In this moment, we can. Okay. Now we got it. Okay, great. Thank you. So at the Global Economic Intelligence Unit, first of all, let me tell you, as Liliana was mentioning, and to all, we are here to help if you want to do business with Mexico. So these are the principal four mandates that we have. And as you can see, we can find some collaboration in each and in each of these four mandates that we're promoting at the Global Economic Intelligence Unit. The first one, as Liliana was mentioning, we have and a specific task on promoting, attracting, and diversifying our foreign direct investment. Mexico is fortunately one of the most important globally receptors of FDI, and we want to continue in this path. So any activities, and of course, what I'm gonna try to show you today, it's on that direction. We want to build digital platforms, and of course, documents, analysis, and all that we're doing is to promote and to attract more foreign direct investment. The second one that we have, and of course, this is also important in the global economy, is to promote foreign trade. Specifically, in this case, we are interested that more Mexican small and medium enterprises export to other countries. So this is also a huge part for the Mexican economy, as you might know. Mexico is a platform of exports, so it's an export platform. So this is a huge part of our economic activity. The third main activity, and this is basically what I'm going to show you today, is that we provide economic intelligence information to different actors in the Mexican economy, but also abroad. And Data Mexico is one of the platforms, but of course we have other projects. We have different digital platforms that are trying to basically democratize economic intelligence and information so more small, medium enterprises have access to this information that probably big companies are having through different methodologies and of course different companies. The fourth mandate that we have is to strengthen the supply chain, and specifically in this case, as I'm speaking to you, the global supply chain. We're trying to define
specific actions and to introduce more Mexican, of course, small and medium enterprises into these global supply chains. And we're using a particular strategy for this. In Mexico, as and specifically right now during the pandemic, we don't have infinite resources. So we're trying to focus on specific sectors, on specific regions, and on a specific type of companies. And how we're doing this? Well, basically we're using data science and economic complexity to attract quality FDI. Of course, all of the FDI is welcome, but we're trying to focus a little bit more the investments that we have in Mexico in a more accurate and effective way. And how we're doing this? Digital platforms is one way, and Data Mexico is an open, available platform for everyone, but we're doing also some other activities in this. We're doing documents, analysis, and economic intelligence on international trade intelligence, and also specifically in the case I was mentioning, in foreign direct investment. The idea is to have a specific investors on specific regions so that the risk of the investment and also the probabilities of success of the different projects that we have are greater. So that's what we're doing, and I'm gonna show you today specifically one of the projects, probably is the biggest project that we're promoting right now at the unit, but as I told you, it's not the only one, and it's the Data Mexico. First, let me tell you the origins or the genesis of Data Mexico, why we built a platform like this. As you might know, there's a global movement, and Italy, of course, has an open data platform and open data and government policies, because of course transparency is important. But what we saw in Mexico and then after this agenda of open data is that data needs to be useful. Data needs to be useful for different actors, and in our case specifically for economic actors, data needs to create value. So that's why many of these open government policies have not a data governance, and it's part of what we are promoting at Data Mexico, to have a data governance, different rules, different policies, so the data at the end is useful for the citizens and specifically for the economy. The second thing that we noticed, and probably this is a reality all around the countries and not only in Latin America, for instance, is that there are large volumes of scattered data. Many of the data that we use, it's in many places, in different offices of the public sector, but also, of course, in the private sector. You have different data sets of value chains that are specific for an industry, or you have specific data sets of foreign trade that are all across the government. So data, we have a need in Mexico, of course, and all over the countries to integrate data so it can create value. The third thing that we notice is that economic actors, and as I told you before, specifically small and medium enterprises, they don't have access to strategic information. And so in their process of decision-making, they don't actually use data. So for us, it's important to give access to this type of companies and to these economic actors with economic intelligence and to add value on this process. The fourth thing that we notice, and that I think it's important in the conversation that we can have today, but because we are not only, of course, interested on attracting investment bluntly, but we also we want to have collaboration on information and data. Why is this? Because there's little collaboration on sharing information, and we see this in inside the Mexican government, of course, and inside the Mexican economy. But this is true also all across the countries, and I'm sure that many of you have experienced how complicated it is to share data. And we believe that there's a huge need to share data if we want to create value with this data. Also, another important thing that you will notice when you open Data Mexico, and as I always said, the best way to explore Data Mexico is to playing around with all the visualizations that we have. So please visit on your own Data Mexico. I'm gonna show you, of course, after this slide, Data Mexico.
But one of the important things that you will notice is that we have a focus on visualization, on data visualizations. And many data platforms all around the globe and also in Mexico, they have just few visualizations. They don't provide real insights of what you're trying to look with the different data sets that you're building so you can create value. The fourth thing, and this is very important in Mexico, is that many companies and of course the government, we have technological barriers for the integration of this data. And that's why we create Data Mexico, that which is a platform that allows the integration, visualization, and analysis of data. And specifically, we're doing this to improve public policy decisions, and specifically decisions that are on the Mexican economy, particularly on the agenda we're promoting that is focused on three elements: innovation, inclusion, and diversification. So before I show you on real time and online the platform, I want to show you the structure, because this is important so you can understand the different profiles that you can find in Data Mexico. First of all, let me tell you, Liliana already mentioned it, of course, it is available in English and also in Spanish. We have five main categories in Data Mexico: the geography, cities and places, industries, employment, products, and institution. As you might know, many of the platforms that you find online, all the platforms that the National Statistics Office produces, and of course, many of the platforms of open data, of the open data agenda, are centered on geographies. You always find information about the country, about the region, about the municipality, about the locality, and so on. One of the novelties of Data Mexico is that you can also find this integration of data in other categories, such as industries, I will show you, employment, products, and institutions. We aggregate data on each of these profiles. And this is part of what we're trying to promote, and also in terms of creating value on all the chain of data. We want to provide more data on industry. We want to provide more data on the different products that the Mexican economy is producing and exchanging with other countries. We also have on this first version, in this beta version of Data Mexico, two special sections. One on economic complexity, which is a methodology that we're using to identify economic capabilities of the different regions and products, and also a COVID-19 section, because of course, as we always said, in Mexico, as in the rest of the world, information is key to understand the evolution of the pandemic. And of course, for all the economic decisions, you need to understand how the pandemic is evolving on the specific municipalities, on the specific regions, and so on. So I will show you this. But before that also, this is a truly important thing on the way we are integrating data. We're trying to aggregate data with a high degree of resolution or in a very granular way. As you can see in each of the categories, we're showing the most aggregate category in the case of cities and places, the country, the territory states that we have in Mexico, the metro areas, and of course the municipalities. You'll find information on Mexico of 2,464 municipalities. So when you are trying to find an investor or a partner, or if you want to explore a little bit more the economy of a very specific region, you'll find the economic information you need. Of course, this replicates on the industry side. You'll find information on the sector, subsector, and industrial branches. This is the categories we use in Mexico to understand how the industries aggregates. The third category replicates the same perspective, group, subgroup, and occupation. You'll find in very granular and specific information of occupations. Of course, this is true, and it replicates in the product side. Here we use the harmonized systems. You probably know it. If you are an exporter or an importer, you need to understand the chapter, the two-digit, the four-digit, and the six-digit category we use in the harmonized system. So you can, here you will find, of course, all the data of international commerce. And on this first version, we have institutions. You'll find information of of universities and higher education institution. And here we have a lot of interesting data, and it's very useful for investors, because one of the main questions that investors make to us is if they can find, for instance,
engineers or like aerospace, very specific aerospace engineers in a very specific region in Mexico. So the answer, you'll find it on this, on this, on these profiles. Data Mexico, of course, is a live platform. We are updating daily, weekly, monthly, the data that we have. And of course, we're gonna add more data, more functionalities on 2021. We're planning to add more data of companies. At the Ministry of Economy, we integrate and we produce and we have very interesting data of companies in Mexico. So you can find information about training, technology, certifications, and so on. Of course, we're gonna update the FDI and international trade data, as you'll see. We're gonna have country profiles this year. This means that you're gonna find information, the specific information you need for Italy, let's say, and you'll find all the data of international economy in the perspective of Mexico. Of course, you'll find information about investment, international commerce, and migration, perhaps all the data that we have tagged with these country profiles. And you will find other data in 2021, such as industrial parks, national suppliers, and so on. On this first version of Data Mexico, we have more than 60 databases that are integrated with more than 30,000 profiles. As you'll see, there are tons and tons of visualizations that I'm gonna show you right now. So I'm gonna switch to the platform itself. As you can see here on the link, you will find Data Mexico on this URL, datamexico.org. As you can see, you can click here and you'll find the English version of Data Mexico. And this is the landing page. All the sections that I were mentioning before, you can find it here on the profiles. And you will find here with the search engine, all the different profiles that we have ready for you to explore and to use. So here you'll find, of course, all the regions, the nation, the state, the metro areas and the municipalities, also the products in the same way. You can find all the information right here. And and you can find also this section on the Explorer here. But let's say you're trying to understand a little bit more a municipality or a region in Mexico. So I'm gonna show you the state of Guanajuato, which is a state in the center of the country. As you can see, we have the different Guanajuatos, one municipality, one metro area, and of course the state. I'm gonna show you the state. Let's say you are interested on the automotive sector, which is, by the way, Ambassador Maria de Los Angeles was mentioning how it is a huge, an important sector for us and of course for you. As you might know, Mexico and Italy exchange a lot of products, but the automotive sector is one of it. Guanajuato is one of the states in Mexico that produces cars and auto parts. And so here, as you can see, this is the profile of Guanajuato. You'll find an overview with some data, and you'll find all these sections that integrates data for many different services. So the first thing you'll notice, first thing you'll see is the COVID-19 data. Of course, this is important, I was mentioning, because first of all, this is data that we updated daily. This is daily data. As you can see, we have the last data point on January 20. And you'll compare here the different, the evolution. And one of the characteristics of Data Mexico, and I hugely recommend to play with this data visualization, is so you can change, in this case, from daily new cases, daily deaths, and all the visualizations of Data Mexico, you'll find different ways, different clicks you can make so you can play with this data. So in this case, in this evolution of COVID-19 cases, you'll find information of Guanajuato compared to other states. You can change the scale, the time axis, and so on. You'll find more data on COVID-19, the comorbidities. So this is the first section. As I told you, it's important for us to show COVID-19 data in the context of this pandemic, and of course in the context of the economic reactivation that we are promoting. And in this case, we're also showing, and this tells you a little bit more, the transparency effort we are doing
we're showing the credits, the financial support the Mexican government is undertaking all across the country on different programs, on different modalities. So in this case, we're showing specifically for the state of Guanajuato, how is the distribution of the different credits that we're that we're delivering on the country. And then we have this core section, which is a section of economy. Here you'll find, I think, one of the most interesting databases that we have in Data Mexico and in the country. This is the data of international commerce. Here you'll find all the exchange between countries and, of course, which products you'll have. In this case, you can see here, this is a tree map of the international sales of Mexico, of the state of Guanajuato. So as you can see here, the state of Guanajuato has a huge part of the trade is parts and accessories of motor vehicles. United States dominates the market, but of course you have other countries that participates in the Guanajuato economy. And you'll find here interesting features such as this one. If you want to, let's say, if you want, here's Italy. If you want to understand specifically for a specific municipality or state, the international trade of Italy, you can click here and this visualization you'll see, it will change and it will show you all the products that Guanajuato is exporting to Italy. This replicates, of course, in the next visualization I'm gonna show you, which is international purchases or imports. It applies basically the same. If you wanna understand the international commerce between Guanajuato, again, this is in a specific state in Mexico and Italy, you click here and you'll find all the imports that Guanajuato is making to Italy. So again, the idea here is to show you very specific information. Normally on international commerce, and you probably know this, we see foreign trade data as data that you can only understand on a national level. And this is actually not true. If you want to understand a little bit more how the exchange of products happen, you need to go deep on the data. And in this case, Data Mexico allows you to understand this. In this case, as I show you, the imports that Guanajuato is making from Italy are very diverse. As you can see, there are many products on the case of Italy, probably not in all the countries, but this is an interesting characteristic of the economy of Guanajuato. Then you'll have the net international trade. So one, we have, of course, the net trade balance per municipality, which is very granular too, foreign direct investment. Of course, the different type of investment that we have. This is very interesting data that we updated each 4 months in Mexico. And you'll find, of course, the origin of the FDI. In the case of Italy, you can see here, we have, it's an investor in Guanajuato. And you can, of course, change the type of investment and the period. Then you'll find more national and specific information for Guanajuato. In the case, in this case, employment, if you want to understand a little bit more the rate, the unemployment rate of Guanajuato, you'll find here. This is very important if you want to invest in one state so you can understand the formality and the informal sector. Salaries and workforce, how it has evolved over the years, by gender, by sector, and so on. Here you can find the workforce occupation, and so on. I'm not gonna stop, I'm gonna go fast because we have a lot more to see, but this is an important one because this is employment during the pandemic, how it has changed, it has in some cases recovered, but not in all of them, but here you'll find interesting information if you wanna specifically invest, exchange, or find a Mexican partner, you'll find information, economic information that we are sure that is important for you guys. Then we have this section of economic complexity. As I told you at the beginning, this is an important methodology for the Ministry of Economy because we are using it so we can identify products and regions. So basically investors, can identify capacities. And this is important because in the case of Mexico, we have a very, very diverse economy. Normally, you know, the divide between the north and the south,
But of course, when you explore a little bit more with more details, you will also find interesting economies and interesting economic complexity in specific on the south. Then we have a section of equity. You'll find data on inequality and so on. I'm not going to stop here, but you can explore, of course, this on your own, on your computer, and of course the feedback is important. Let me just finish this specific section of as we were talking. This is the profile of Guanajuato with this final section of security. If you want to understand a little bit more the perception and of course the how the evolution of security in Mexico, which is a huge topic for us, has evolved, you can understand here with of course updated data. This is data that we obtain of the Secretario Ejecutivo, which is the institution in charge of public complaints. So what you're seeing here is data on the evolution of affected goods, and in this case, for instance, property, legal interest, and so on. So you can also find data on crime, on security, and we know this is important, but of course in Mexico, as any other country, there are many stories and many regions, and not everything is the same. So I hugely encourage you to take a look on this data, because you'll find how actually it is evolving per municipality or per state, and specifically which crimes you are interested in and understand the evolution in Mexico. This is of course important for investors, but also for us, for the national investment, and the medium and small and medium enterprises. So this is the state profile. It follows the same thing on the other profiles. Now let's see a section or a profile of industries. If you want to understand, we were talking about the automotive sector. So if you want to understand a little bit more, the commercial of automotive, the commercial part of the automotive sector. You'll find here all the data, the GDP of this specific sector, economic unities and so on. And it's the same, it applies the same philosophy that we were seeing. Many data visualizations, everything is updated, and you'll find the information you need for the industries. In this case, economic, if you wanna see how the economic units, this is the companies, these are the companies, sorry, distributed all across the country. You'll find here, of course, the income that they are producing. You can change it and you'll see how this is producing all over the country. The production of this specific sector per municipality, you can find here how diverse it is. But of course, if you want to understand a little bit more one state, let's say you want to understand the automotive sector in the state of Campeche, you just click here and you'll find that all the municipalities that are producing or have an economic unit of this specific sector, the company sizes, and so on. Of course, you'll find investment on this sector, and so on. Complexity, also you'll find a profile on some visualizations of complexity for this sector, and so on. So now let me show you a profile of products. Let's see another category and other type of product, not only an industrial or manufacturing one, but let's say you wanna see a profile like more an agricultural goods such as tomato. There you are. You'll find here in the same philosophy, in the same way, integrated data on trade, on exchange by territory, on specialization, and on global market. Let's say you wanna understand a little bit more the economies behind tomato on Mexico. First, you'll find how is the net trade balance between state, the net trade balance around the world, the international trade for this specific product. As you can see here, we export more than we import in the case of tomatoes. The market concentration, or which states are producing this specific product, in this case tomatoes. As you can see, Sinaloa, which is a northern state in Mexico, is one of the main producers of tomato, but you can find also Baja California as one that has evolved
over the years, and so on. You'll also find exchange by territory. This is the international sales for exports of the Mexican tomatoes. Sinaloa, as you can see here, is the main exporter of tomato. And the United States is dominating this market. It's not the only one. We have also Japan and other countries of Europe, but as you can see, and as you might know, Mexico, the market concentration of the United States from the perspective of Mexico, it is important. And this is the case of the imports of tomatoes. You'll find in this case the same. And then you'll find the specialization of the products, in this case tomatoes, which countries have more RCA, which is a reveal compare advantage. In this case, Sinaloa, Pierce, Baja California, and Nayarit, and so on. And of course, the global market. You'll find here the position of Mexico in comparison with the rest of the countries. Mexico, as you can see here, is the main trade origin of the world. But in the case of the trade destination, is a small part. The United States is the main importer. And you can find these for all the products that you want to find, you want to explore, garlic, onion, potatoes, and so on. Finally, let me show you one important profile for us, which is the institution profile. If you want to understand a little bit more how education works in Mexico, you'll find all the data you need, higher education here. Let's say you want to see Universidad de Guadalajara, which is a university in the state of Jalisco. If you want to, maybe you want to, I don't know, hire graduates from Guadalajara or from some regions, you'll find all the information of academic status here. The students, how they are, this visualization is interesting because it's undergraduates per campus, but of course you can change for graduate students from bachelor's degree and so on. And you'll find here all the majors or specializations for all the universities in the country. And it follows the same strategy as you can see. You'll find here data that is useful, data that you can compare. And this is important, all the data that you'll find in Data Mexico, you can use an API to connect it and to use it for other software, other products. You can download the data in CSV format. And of course you can save an image so you can use it in a report or in another place. And of course you can share this on social media. And let me take advantage of this and I'm gonna do a parenthesis. So please follow us on all the different social networks that we have. We're using a lot of Twitter, we're publishing there a lot of interesting content. So follow us. We are in this stage of Data Mexico on a stage of intense communication because we want to establish Data Mexico as the main data platform in Mexico. And of course, when you think on data of Mexican data, you'll visit Data Mexico. So please share all what you will see in Data Mexico. It is important for us. So this is, again, we're seeing a profile and a specific profile for university, for a university in Mexico, and you'll find a lot of things here. So this is Data Mexico. We also have an economic complexity dashboard. I don't have time to explain you with detail what we're doing with this specific dashboard, but you can calculate basically here the economic indicators you want, and specifically around economic complexity. And of course, if you want to explore with more detail the COVID-19 crisis that we're living, of course, in Italy and in Mexico, you can find interesting data here. You can do a lot of comparisons. This is in a specific dashboard. So if you want to follow the pandemics in Mexico, you'll find here specific information for at the state level, municipal level, and so on. No? Okay. So that's it for me. I hope you have questions. And of course, I hope that Data Mexico will be useful for you so you can find the right information about Mexico. All the sources that we use are, of course, verified, and mainly we're using data from our National Statistics Office, INEGI, and we're also using data from all over the different government sectors. So if you want to explore a little bit more, if you have comments, of course, contact us. I'm gonna put my mail on the chat so you can so we can establish contact. If you have feedback, if you have interest in a specific data set, of course, contact us. I hope it would be useful if you want to make business with Mexico. And of course, thank you very much again.
And that's it. Thank you. Thank you a lot to Luis Godoy Rueda. E, data media è un lavoro ciclopico per trasformare i dati pubblici in conoscenza e quindi per prendere decisioni strategiche per investire, per completare il processo di valutazione delle aziende. E la piattaforma quindi ci sembra di capire che si convertirà in anche uno strumento fondamentale per gli investitori che dall'estero vogliono elaborare una politica di penetrazione in un mercato nuovo. E, a proposito dell'intervento del dottor Luis Godoy Rueda, la signora ambasciatrice desidererebbe aggiungere qualche osservazione. Lascio brevemente quindi di nuovo la parola alla signora ambasciatrice prima di passarla poi alla compagnera Alejandra che ci aspetterà qualche minuto. Prego. Grazie mille, sarò molto breve. No, a parte che questa data Messico che ha presentato Luis Godoy è una straordinaria piattaforma che penso pochi paesi nel mondo avranno un livello così di profondità, di dettaglio dell'informazione che può offrire un paese in tutti i settori industriali, di investimenti, di commercio, più data di sicurezza negli stati, di dove investire, in che settore, in che regione, eccetera, eccetera, principali mercati. È una cosa impressionante che veramente è un strumento molto 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 utile sia per noi come uffici consolari adesso di rappresentanza anche economica, perché da quando è arrivato il nuovo governo si è deciso di scomparire quello che era ProMexico, che sarebbe l'ICE italiano, e quelle funzioni sono passate al 100% alle rappresentanze diplomatiche del Messico all'estero, e quindi noi consolato, quello era che volevo dire, siamo la prima finestra di avvicinamento per gli imprenditori, sia che per i rappresentanti legali che vogliono avere qualche approccio per avere più informazione, per qualche dettaglio che magari con questa piattaforma non si riesce ad avere, e noi possiamo essere il punto principale di avvicinamento con le autorità e il settore industriale in Messico per iniziare ad accompagnare queste persone che vengano in Messico per prima volta. Dall'altra parte volevo dire che il tema della sicurezza, sebbene è certo che il Messico ha delle sfide importanti nella materia, ma non siamo l'unico paese che ha questi problemi, comunque sono molto localizzate, e devo dire con grande soddisfazione che durante il piccolo periodo dove si è aperto un po' diciamo l'Italia al movimento di persone, tutto durante l'estate, ho avuto opportunità di incontrare diversi imprenditori e di fare diversi colloqui con imprenditori che hanno già investimenti in Messico, e devo dire che quando abbiamo toccato il tema della sicurezza non è stato mai un tema di tanto loro interesse, perché quando un'impresa va, un'azienda va e investe, si informa bene dove investire, sanno come muovere la loro merce, e come in tutte le parti del mondo hanno delle assicurazioni per garantire che in caso la merce venga rubata, qualcosa, loro hanno delle assicurazioni che gli permette di bilanciare, e hanno anche una, diciamo, una parte del budget considerato nelle perdite, però che comunque con tutto ciò trovano in Messico un partner importante, strategico per fare il business. Quindi quando qualcuno vi domanda ma il tema della sicurezza in Messico come va, beh, un paese che ha le sue sfide come ci sono tanti altri, ma che nel compenso fra il business e saperlo fare bene e muoversi bene nel territorio, imparare a conoscere il territorio e le potenze che ha il Messico e le facilità che offre il Messico,
sempre vincerà il positivo sul negativo. Quindi volevo dire questo che mi sta tanto a cuore, perché purtroppo quando uno legge i giornali questo non viene capito. E poi un altro tema che è importantissimo, che anche ho sentito da tanti investitori e tanti imprenditori italiani, è che mentre con Cina o i paesi asiatici non soltanto la lingua è una barriera, ma anche la cultura è una barriera per il business, il Messico è una lingua simile all'italiano, quindi facile di impararla, facile di iniziare un approccio con il mondo imprenditoriale e del business in Messico, e in più siamo un paese latino con tante somiglianze culturali con l'Italia. Quindi tutto questo danno un senso più importante del perché puntare sul Messico. E per ultimo, perché sono molto pignola, vorrei fare solamente un punto importante. Geograficamente solamente il 3% di tutto il territorio messicano è in Centro America. Il Messico è territorio 97% Nord America, e per quello noi, quando abbiamo firmato il primo accordo con gli Stati Uniti e Canada, si è chiamato NAFTA, North America Free Trade Agreement. Noi siamo Nord America, ma siamo America Latina allo stesso tempo. Grazie per il tempo consentito. Grazie a lei per questa precisazione, che rende ancora più attraente la vostra nazione. I problemi di comunicazione sulla sicurezza sono tristemente noti anche all'Italia, quindi anche noi facciamo i conti con questi cliché, forse anche troppo spesso. Ma conosciamo comunque la serietà delle aziende messicane e anche del corpi consolari, del pubblico, quindi non è senz'altro un tema che ci spaventa. Poi gli italiani sono un popolo comunque di navigatori e di avventurieri che non temono nulla. E proprio questo ponte culturale invece che sottolineava la signora ambasciatrice, che è diventato la forza della nostra collega, la compagnera, l'avvocato Alejandra Olaiceu, che opera da anni tra Italia e Messico, è presidente esecutiva della Fondazione Italia-Messico e porta avanti l'Italian Desk di alcuni studi legali, è stata responsabile dell'Italian Desk di Goldrich e di Noriega Escovedo, e darà una visione operativa sui problemi, gli aspetti pratici giuridici nella internazionalizzazione delle imprese tra Italia e Messico. Allora lascio la parola ad Alejandra e la ringrazio per il suo intervento. Salve, buonasera a tutti. Mi sentite bene? Perfettamente. Okay, grazie. In primis io vorrei ringraziare l'avvocato Fiammetta Capecchi per questo invito, del quale mi sento profondamente onorata, sia perché si tratta naturalmente della Commissione dei Rapporti Internazionali dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che perché è un tema che mi sta molto molto a cuore, essendo che oltretutto c'è una doppia cittadinanza e ne vado molto fiera di essere sia cittadina italiana che messicana. Non mi poteva capitare qualcosa di meglio. Dunque, poi questo invito mi ha dato anche l'opportunità di condividere questo spazio, in questa occasione virtuale, con relatori di altissimo spessore, di altissimo calibro, come naturalmente sono la console generale del Messico, l'ambasciatrice Maria de los Ángeles Arriola Aguirre, la dottoressa Liliana Godoy, la dottoressa Liliana Padilla, la direttrice generale per le politiche degli investimenti e l'esportazione, e il dottor Luis Godoy Rueda, direttore generale di Data Mexico. Approfitto l'occasione anche per congratularmi con tutti e tre, perché veramente stanno facendo un lavoro esemplare, che non è veramente non è un lavoro semplice, è molto complesso, soprattutto come menzionava già la console,
in realtà adesso che hanno più mansioni di prima, stanno svolgendo un lavoro veramente stupendo. Complimenti, complimenti a tutti e tre. Adesso io condividerei lo schermo, se per te va bene. Ah, e naturalmente, per favore, porta i miei saluti all'avvocato Vinicio Nardo, il presidente dell'Ordine. Sarà fatto, anche loro vi salutano. E all'avvocato pure Zanazzi, che ho avuto l'opportunità di conoscere l'anno scorso all'apertura dell'anno giudiziario, e io spero tanto che l'anno prossimo possiamo di nuovo convivere tutti quanti. Me lo auguro di cuore. siamo i primi a volerlo. Sì. E quindi io condividerei il mio schermo. Allora. Scusa Alejandra, mentre tu carichi le slide, faccio presente ai partecipanti che alcune vostre domande sono state già oggetto di risposta nella chat, e poi per chi voglia ulteriormente approfondire, i relatori hanno lasciato il mail e il link di interesse, e poi questa stessa piattaforma, dopo l'introduzione della collega, è oggetto poi di dibattito. Benissimo. Vai Alejandro. Grazie. Guardate, adesso si vede lo schermo, vero? Sì. Allora, io parlerò sugli aspetti legali e pratici dell'internazionalizzazione di imprese tra Italia e Messico. Allora, piuttosto vorrei, diciamo, fare qualche accenno, in quanto 20-25 minuti non sono moltissimi, però credo che ci siano dei punti che fondamentali che si devono sapere sempre quando si pensa di sbarcare, di approdare in Messico. In primis, no? La prima premessa di tutte le società straniere che cercano altri mercati è c'è sempre un dilemma quando uno vuole, con un'azienda si vuole internazionalizzare. Dobbiamo andare verso l'investimento diretto o verso l'export? Tutto sta nel divario prossimità-concentrazione. Mi devo avvicinare, devo essere più prossimo al mercato al quale voglio servire, o mi devo concentrare in maniera verticale oppure orizzontale, avere una produzione più concisa e poi esportare il mio prodotto. Tutto dipende, ci sono dei diversi indicatori che ci possono dare la risposta. In primis, la dimensione del mercato al quale voglio approcciare. Nel caso del Messico, come lo menzionava già la console, in realtà stiamo parlando di un mercato nordamericano che raggiunge potenzialmente quasi 500 milioni di persone. Secondo punto, il potere di acquisto dei potenziali consumatori. Nel caso del Messico abbiamo una classe media che ha un buon potere di acquisto, tantissimi giovani. Abbiamo una rete di trattati commerciali che ci consentono di arrivare non soltanto ai soci commerciali del Nord America, ma al Giappone, Sud America, Israele. In realtà la nostra rete di trattati è molto molto ampia. Infatti il Ministero degli Affari Esteri ha fatto un grande lavoro durante gli ultimi 25 anni. Siamo uno dei paesi con più trattati internazionali. E naturalmente bisogna anche guardare il tasso di crescita economica, che per tanti anni in Messico è stata una tassa di crescita sostenuta. Purtroppo adesso col Covid non sappiamo quali saranno i risultati, però diciamo che questo è un fenomeno globale. Quale potrebbe essere una strategia di ingresso per entrare in Messico? Prima di tutto dobbiamo fare un'analisi di mercato. Un'analisi di mercato completo, ben fatto, che cosa comprende? Un'analisi del contesto macroeconomico, un'analisi dei fattori di crescita del mercato dei beni e dei servizi, dobbiamo capire anche chi è la concorrenza, come si muove la concorrenza, dobbiamo anche analizzare quali sono le catene del valore di settore. Il Messico è famoso per avere diversi cluster, che come i più noti sono l'automotive e l'aerospaziale, ma non sono gli unici. Dobbiamo anche capire qual è la domanda, determinando così la politica dei prezzi e quanto saranno fedeli al nostro marchio i potenziali consumatori.
Sì, non mi detengo in ognuno di questi analisi, però vorrei parlare dell'analisi del contesto macroeconomico, che in realtà due parole soltanto, perché il dottore Godoy ha fatto già un'esposizione molto molto dettagliata al rispetto. Io direi che bisogna sempre avere un confronto tra lo sguardo interno e lo sguardo internazionale. Se vogliamo uno sguardo interno, abbiamo diverse basi di dati, come sono l'INEGI, l'Istituto Nazionale di Statistica, Geografia e Informatica, la Secretaria d'Economia e Data Mexico. In realtà Data Mexico in qualche modo sta già acquistando i dati di altre basi di dati interne, quindi praticamente è una super piattaforma, però in ogni caso è importante sempre avere diversi parametri che tradizionalmente diciamo l'INEGI ha creato attraverso degli indicatori, per esempio agricoltura, diciamo le mappe, il medio ambiente, i servizi non finanziari. Dobbiamo avere anche uno sguardo internazionale, naturalmente, e questo sguardo, ma ci sono tantissimi strumenti con i quali possiamo averlo. Uno dei più friendly sarebbe il doing business, che tutti conosciamo. Come voi vedete, qua ci stanno gli indicatori che anno dietro anno ci dicono più o meno come sta andando, in quale posizione in quanto alla facilità per fare affari sta il nostro paese. La strategia d'ingresso, naturalmente, che comprende anche l'analisi del contesto normativo. Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico messicano, dovrei dire poche cose, però, che ci possono dare un po' di luce al riguardo. Il modus operandi delle imprese, naturalmente, che si può guidare attraverso dell'analisi normativo. Questa analisi normativa deve considerare in primis che già, come lo diceva l'avvocato Capecchi, in realtà ci sono diversi punti di contatto tra entrambi gli ordinamenti. Il diritto messicano è figlio della tradizione civilistica romano-canonica, del civil law. Però, in quanto agli effetti che ha avuto costantemente commerciali con i soci del Nord America, Canada e Stati Uniti, questo ordinamento, per quanto riguarda il diritto commerciale, è diventato un ordinamento ibrido. L'investimento diretto in Messico viene regolato soprattutto dall'articolo 27 della Costituzione Politica Federale e dalla Ley di Inversione Extranjera, la legge sugli investimenti esteri. E in queste disposizioni praticamente noi troviamo quali sono le attività riservate allo Stato, quali sono riservate a persone giuridiche e fisiche messicane, a persone giuridiche messicane con clausola di ammissione stranieri e quali a persone giuridiche messicane con clausola di esclusione di stranieri. Devo dire che in realtà il Messico è diventato esterofilo a partire del 2000. E dunque in questa legge, sia in questa legge che nella Costituzione, non è che troveremo tantissime restrizioni, non è così. In realtà la regola generale è che il Messico è aperto all'investimento straniero, all'investimento estero. E sono pochissime le restrizioni, soprattutto sono restrizioni a livello societario, in quanto alla percentuale che si può acquistare di una società, per esempio, a seconda dell'oggetto sociale di quella società. Comunque sia, dal punto di vista legale, dobbiamo sapere che c'è un meccanismo che si chiama investimento neutro. L'investimento neutro che cosa è? Un investimento che non viene considerato dalla legge né messicano né estero. È un investimento che ha diverse restrizioni in quanto al voto degli azionisti, però non viene computato la cittadinanza, la nazionalità non viene computata agli effetti di concentrazione di capitale, agli effetti di restrizioni della legge di immersione straniera. Che un'altra cosa importante capire? L'acquisizione di immobili. Diciamo che l'acquisizione di immobili, qualsiasi società straniera o qualsiasi persona fisica straniera può acquistare immobili in Messico, tranne
per una piccola restrizione. Nella fascia di 50 km dalle spiagge verso l'interno e 100 km della frontiera dagli Stati Uniti verso l'interno e i 100 km della frontiera del sud verso l'interno, quella fascia si chiama zona restringida. Allora, nella zona restringida le società, soltanto per motivi residenziali, lì possono acquistare soltanto i messicani. Gli stranieri e le società che abbiano stranieri non possono acquistare direttamente ai fini residenziali, però possono farlo ai fini residenziali. Quindi la domanda è: se noi abbiamo un straniero, un italiano che vuole acquistare un immobile per fare un albergo nella zona di Tulum, in un municipio che sta vicino o che sta dentro la zona ristretta, la zona restringida, lo può fare? Sì, lo può fare, perché il fine dell'acquisizione è fare affari, è un fine commerciale, quindi lo può fare. E invece, se lo stesso straniero volesse acquistare una casa per viverci, non potrebbe farlo, perché sarebbe nella stessa posizione, non potrebbe farlo perché si tratterebbe di un acquisto ai fini residenziali. Un'altra cosa interessante che dobbiamo sapere è che da noi esiste la clausola calo, si chiama così soltanto, diciamo, nella teoria, non è che si scrive in questo modo in un atto costitutivo. La clausola calo può venire inserita nella Costituzione, nell'atto costitutivo di una nuova società, quando la società ha una clausola di emissione di stranieri e questi stranieri devono pattuire dinanzi al Ministero degli Affari Esteri che per quanto riguarda un'eventuale controversia riguardante l'investimento oppure un immobile acquistato, questo straniero non richiederà la protezione diplomatica del suo governo. Qua non c'è niente di che scandalizzarsi, è soltanto una reminiscenza storica che viene dal fatto che nel secolo XIX abbiamo avuto un intervento militare francese per via di un pasticcere che aveva chiesto, per farsi indennizzare dal governo messicano per un danno alla sua pasticceria, aveva richiesto la protezione diplomatica del suo governo. Da allora in poi è stata introdotta questa clausola calvo, come si conosce nella teoria, nella Costituzione politica federale, e viene inclusa sempre nello statuto, nell'atto costitutivo di una società. Però non significa che c'è una capitis diminutio dello straniero, assolutamente no. Significa soltanto che lo straniero e il messicano hanno esattamente lo stesso diritto di azione, gli stessi tribunali, non cambia niente. E in quanto alle strategie d'ingresso, sappiamo tutti che dobbiamo avere un business plan nel quale si trova il piano finanziario, il business model, però c'è una cosa importante, interessante, che io vorrei anche sottoporre come un'idea ai colleghi. E what if in un business plan includiamo anche l'allineamento dell'investimento ad uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU? E che c'entra questo con l'internazionalizzazione? Molto, in realtà molto. Bisogna un po' cambiare il paradigma, perché dobbiamo pensare che sia l'Italia che il Messico formano parte, tutti formiamo parte di una comunità internazionale degli affari. Mano a mano, progressivamente, la comunità internazionale degli affari richiede sempre, almeno le multinazionali, richiedono sempre che per formare la loro catena di valore, i fornitori e tutti quelli che li integrano cominciano ad applicare regole di responsabilità sociale imprenditoriale e che siano allineate agli obiettivi di sviluppo dell'ONU. Quindi va benissimo se già dall'inizio, quando uno costituisce una società, pensa già al futuro e pensa già al fatto di voler integrarsi in quella catena. In realtà, se uno vede lo sviluppo di questa materia della responsabilità sociale lungo gli ultimi 10-15 anni, si vedrà che va in crescendo. Poi bisogna anche capire che ci sono diversi strumenti di soft law in questa materia, e questi strumenti piano piano vengono applicati perché le aziende stanno aderendo a questi strumenti. Poi bisogna capire anche, almeno per quanto riguarda il Messico, che Joe Biden, meno male, è stato eletto,
cosa che mi fa molto piacere, perciò mi sono vestita pure di questo colore. E naturalmente il fatto che abbia vinto lui rafforza l'idea, rafforza il fatto che verrà applicato puntualmente il trattato di libero scambio. Vogliamo ricordare che questo nuovo trattato, una parte innovativa è giustamente la responsabilità sociale d'impresa. Quindi le aziende che vogliono esportare negli Stati Uniti dovranno forzosamente compiere una certa normativa di soft law in materia di responsabilità sociale d'impresa. Infine, c'è già in Messico una proposta di legge di responsabilità sociale imprenditoriale che adesso soltanto è stata presentata al Senato della Repubblica da un senatore che per l'appunto è stato ministro della trasparenza, quindi di questi argomenti ne sa abbastanza e quindi penso che la porteranno avanti. E come possiamo entrare in Messico? Lo abbiamo detto, si può farlo in due modi, attraverso le strategie Greenfield o Brownfield. L'impresa può creare ex novo un'attività produttiva all'estero, si dice, in un'area non precedentemente utilizzata, oppure può acquisire un stabilimento produttivo già esistente, quindi stiamo parlando di mergers and acquisitions. Naturalmente quando siamo per fare una merger acquisition dobbiamo fare un'analisi preventiva al fine di valutare certi dettagli, per esempio quanto è posizionato il brand dell'impresa target che vogliamo acquistare, quante sono le quote di mercato possedute dall'azienda. Tutto questo ci interessa perché dobbiamo capire anche se c'è la capacità di investimento dei due soggetti giuridici al fine di migliorare l'offerta competitiva. Quindi tutto questo va fatto attraverso una due diligence. Quali sono i vantaggi? Naturalmente il Greenfield tiene un vantaggio importante che è la massima flessibilità operativa. Perché? Perché lo stabilimento produttivo, l'attività, si comincia da una tavola rasa. No? Si crea conformemente la visione dell'azienda che va a internazionalizzarsi e naturalmente abbiamo una maggiore facilità nell'ottenimento degli incentivi statali, no? Diciamo che è tailor made. Invece il vantaggio del brownfield è che l'azienda può arrivare subito, può cominciare ad operare quasi subito. E un vantaggio importante pure è che l'azienda acquistata sicuramente già conta su certificazioni ambientali, certificazioni di produzioni, è molto importante la licenza sociale a operare. E nel caso del Messico soprattutto la valutazione, la corretta valutazione della ubicazione del posto dove ci sarà questo nuovo stabilimento produttivo è una scelta strategica. Perché? Voi dovete ricordare che il Messico ha un territorio molto estesso. Noi abbiamo 32 entità federative che sono paragonabili alle regioni italiane. Sono 32. Però risulta che queste 32 formano un mosaico. Non c'è, diciamo che c'è molta differenza tra magari un stato del centro, no, del nord, del sud-ovest. Sono delle realtà completamente diverse e hanno una vocazione produttiva completamente diversa. Quindi a seconda dei fattori che troviamo, per esempio la densità della popolazione target, l'esposizione del marchio, chi sono i concorrenti nella zona, quali sono i costi iniziali di affitto o di acquisto dei locali e degli stabilimenti produttivi, possiamo pensare a fare la scelta dell'ubicazione. È molto importante prendere in considerazione che questa scelta strategica viene agevolata da due strumenti. Uno è l'esistenza dei parchi industriali, un altro è l'esistenza dei distretti fiscalizzati strategici. Che cosa sono questi? Allora, voi vedete qua, il Messico, come vi dicevo, è molto stesso. Questi parchi industriali tradizionalmente diciamo sono demarcazioni territoriali che si trovano vicino alle principali rotte commerciali, perché la parte più importante, il vantaggio competitivo di un parco industriale è per l'appunto
la logistica che ti fornisci. Devono essere vicine alle aree urbane, ai servizi educativi, ai abitativi, sanitari, devono stare già pronti perché sono attrezzati con i servizi basici come acqua, elettricità, telecomunicazioni, lo sperone ferroviario, e operano secondo un regolamento interno. C'è un amministratore interno che coordina la sicurezza e coordina che tutto all'interno funzioni in maniera corretta. Quindi questo è un grandissimo vantaggio, perché dobbiamo pensare che un altro farà un lavoro di supervisione che in altro modo lo dovrebbe fare l'azienda direttamente. Poi devo dire che in Messico esistono 6 tipi di regimi doganali. Uno di questi regimi si chiama distretto fiscalizzato strategico o recinto fiscalizzato strategico. Questo regime praticamente ci consente di immagazzinare la merce nazionale o estera per un periodo fino a 2 anni. Che succede? La merce viene immagazzinata, non si pagano i dazi doganali e non è che soltanto viene immagazzinata, ma viene anche trasformata. Si può manipolare, custodire, esporre, vendere, possiamo creare prodotti nuovi, tutto in una zona vicina alla dogana. Di questi distretti se ne trovano 32 in Messico. Prima parlavo della licenza sociale operare, che può già essere un vantaggio quando stiamo parlando dell'acquisizione o the mergers of acquisitions. Perché c'è un tema che negli ultimi anni diciamo che ha ripreso molta forza a livello internazionale, non parlo soltanto del Messico, anche in Italia. E adesso è molto importante. Il tema è quello dell'accettabilità sociale. E che cosa è l'accettabilità sociale? È naturalmente il placet della comunità che si trova adiacente a grandi progetti infrastrutturali. Da dove viene? Vabbè, storicamente nel 97 Jim Cooney alla conferenza della Banca Mondiale parlai per la prima volta del concetto di licenza sociale a operare. E che cos'era per lui questa licenza? Era una maniera in cui un'azienda ripristinava il proprio capitale reputazionale al momento che iniziava un dialogo con le comunità e le comunità gli davano il loro placet per continuare con un progetto. Nel 2013 questo concetto ha avuto diciamo uno sviluppo, perché la Conference of Business Ethics Network a Lille, Francia, si parla di questo concetto col compito di tutti i partecipanti di portarlo al proprio paese e di farlo sviluppare. Nel 2014 in Messico c'è stato purtroppo un danno ambientale forte causato da una impresa mineraria. E quindi, per farla breve, perché è un caso molto complesso, però per farla breve, nel 2018 la Corte Suprema di Giustizia messicana ha risolto, si è pronunciato favorevolmente sulla consultazione delle comunità adiacenti ai megaprogetti infrastrutturali. E da allora si parla della licenza sociale a operare. In Messico inizialmente era richiesta solo per i progetti minerari e dal 2019 è obbligatoria per i progetti urbanistici maggiori di 10.000 metri quadri a Città del Messico. Diciamo che questo è un argomento interessante. Credo che non sia una procedura né inutile né che prenda più tempo dal dovuto. Perché? Perché in realtà, avendo questa licenza, viene garantita la legittimazione del progetto, il che vuol dire che l'operazione del progetto andrà molto più liscia che non avendola. Mi è capitato di vedere, non per quanto riguarda il Messico, ma in altri casi, in altri paesi, le aziende che avevano cominciato con il progetto infrastrutturale e proprio a metà i lavori erano stati chiusi, clausurati, perché la popolazione si opponeva alla continuazione, al prosieguo dei lavori. Quindi, dal mio punto di vista, è meglio partire con la sicurezza di avere la legittimazione e non interrompere questo dialogo con le comunità.
Un argomento che è sempre interessante e una delle prime cose che ti chiedono le società è: quali sono gli incentivi che posso trovare in Messico? In Messico gli incentivi variano enormemente in ogni entità federativa. C'è chi a livello statale ti propone un'esenzione fiscale, c'è chi ti propone una riduzione sulle licenze. Tutto sta in realtà aperto al dialogo, perché prima bisogna individuare l'ubicazione del nuovo stabilimento perché conviene all'azienda, e dopo bisogna parlare con le autorità e con la comunità. Bisogna parlare con le autorità perché molte volte dobbiamo ricordare che ogni regione ha le proprie politiche di attrattività dell'investimento e quindi ha i propri strumenti. Tutto dipende da che cosa propone pure l'azienda, magari un numero minimo di posti di lavoro. Tutto sta a vedere che cosa si può ottenere, è tutto un doubt test. In Italia sappiamo che ci sono due enti governativi importanti che danno incentivi, il SIMEST e il SACE. SACE è già presente in Messico, per l'appunto. Bisogna anche conoscere come il mercato del lavoro, perché una volta che hai costruito la società, la prima cosa è che hai bisogno di avere un personale competente. Come il diritto del lavoro in Messico? La legge federale del lavoro, la legge federale sul lavoro, prevede che ci siano dei tribunali specializzati in quella materia. I nostri tribunali non è che puoi fare causa direttamente al tribunale, prima devi passare per una conciliazione che è obbligatoria, e naturalmente la conciliazione decurta notevolmente il numero di cause al tribunale. Il salario minimo generale, in Messico c'è salario minimo, qua in Italia no. In Messico sì, può essere o generale o professionale. Non intendo dire con professionale che i professionisti abbiamo un salario minimo, no. Per salario minimo professionale intendo il lavoro, la manodopera qualificata, magari saldatori, sarti, eccetera. Il salario minimo generale si divide in due zone, la zona A e la zona di frontiera, e lì naturalmente è più elevato il salario. I sindacati come si compongono? Si compongono da 20 lavoratori e naturalmente il personale di fiducia non può farne parte. C'è una figura che si chiama la repartición de utilidades, equivalente alla distribuzione del 10% degli utili tassabili societari in favore di tutti i dipendenti, tranne che per il direttore generale, che è personale di fiducia. I giorni di ferie sono 6 giorni di ferie dopo il primo anno di lavoro, e ogni anno di lavoro si sumano, vengono aggiunti 2 giorni per ogni uno dei 3 anni successivi. I benefit che frequentemente vengono concessi ai lavoratori, però che non sono obbligatori, sono buoni pasti, buone spese, assicurazione medica, bonus di produttività e fondo di risparmio annuale. L'INPS, che è l'Istituto Mexicano del Seguro Social, che praticamente riunisce le mansioni dell'INPS e dell'ASL, prevede la copertura medica dei dipendenti e delle loro famiglie, e al contempo prevede l'indennità in caso di malattia, incidente, maternità, nonché le pensioni di invalidità e vecchiaia. Ora, ogni società naturalmente con dipendenti è obbligata ad essere iscritta all'INPS. Questo lo fa direttamente il notaio una volta che viene costituita la società. Infine, è importante sapere quali sono le tipologie di società più frequentemente utilizzate in Messico. Non è che queste siano tutte, assolutamente no, però queste sono quelle più utilizzate. Dove troviamo le tipologie di società? Sulla legge generale delle società mercantili e sulla legge del mercato dei titoli, e anche sul codice civile. Le due più utilizzate sono la società anonima, il corrispondente sarebbe la società per azioni, la società responsabilità limitata, che come il suo nome lo dice è identica che in Italia, e c'è una, dal 2016 c'è un nuovo tipo di società che si chiama società per azioni semplificata.
Questa social process semplificata è molto utile per le startup e per i piccoli imprenditori. Quindi quando pensiamo internazionalizzazione, se voi avete un cliente che magari è un esercente, è un piccolo commerciante, non scoraggiarlo, perché ci sono anche modi per internazionalizzarci con certe agevolazioni. E infatti torno al punto precedente, quando parlavo di che l'analisi normativo ci può dare luce per capire se ci sono delle barriere, ostacoli e addirittura agevolazioni. Questa è un'agevolazione, per esempio. Vedete, la costituzione di questa società è gratuita, si realizza completamente online e in una piattaforma che fornisce il Ministero d'Economia. La società può essere unipersonale, cosa che in Messico è un traguardo, è qualcosa di nuovo. Noi non avevamo società unipersonali. Non è previsto un capitale minimo e la responsabilità degli azionisti è limitata alla quota del capitale sottoscritta rappresentata alle azioni. Addirittura la Segreteria di Economia mette a disposizione bozze di statuti e linee guida sull'amministrazione e il funzionamento della società, quindi è tutto un manuale per cominciare e fare in proprio. Quindi naturalmente non è una società consigliata per una grande azienda, però sì per qualcuno che si vuole spingere ad andare all'estero. Ok. Infine, io direi soltanto che se stiamo pensando all'acquisto di una società, possiamo parlare della figura del shareholder activism, che praticamente è l'acquisizione di azioni con diritto di voto in società che si ritengono strategiche per l'avanzamento della responsabilità sociale imprenditoriale. E finisco la mia presentazione con queste tre citazioni. Come vedete voi, stiamo parlando di aziende che sono già presenti in Messico. Leggo solo la prima. Attualmente il Messico consta di un tessuto economico dinamico e ricco di opportunità. Quindi con questo vorrei chiudere la mia presentazione ringraziandovi per l'attenzione. Noi ringraziamo invece te, Alejandra, per averci immerso in uno studio legale italo-messicano in questi pochi minuti di tua presentazione così precisa e così puntuale, e averci dato anche il coraggio forse di affrontare una sfida per i nostri prossimi clienti che si avvicineranno alla possibile internazionalizzazione in Messico. Prima di chiudere desidero ringraziare tutti i nostri relatori che hanno partecipato e hanno fatto in modo che queste ore passate insieme siano state le più proficue possibili per gli avvocati, per i colleghi che si sono collegati. E quindi grazie alla signora Embajadora Maria de Los Angeles Arriola Aguirre, Console Generale del Messico, grazie alla Direttora Generale della Politica e Promozione Liliana Padilla Rodriguez e grazie anche molto al signor Luis Godoy Rueda, Direttore Generale del Progetto Data Messico, così interessante, e infine di nuovo alla nostra compagnera Alejandra Olaiceu. Tutti i nostri relatori hanno lasciato nella chat i loro riferimenti, di modo che anche voi possiate privatamente, oltre a quello che avete già fatto durante queste ore in chat, avere risposte ai vostri quesiti. Ringrazio naturalmente l'Ordine degli Avvocati di Milano e do appuntamento a tutti i nostri colleghi internazionalisti al prossimo webinar Doing Business il 28 gennaio, quindi settimana prossima, discuteremo dell'internazionalizzazione con il consolato tedesco e la Camera di Commercio tedesca e poi il 4 febbraio con la Spagna, consolato di Spagna e ambasciata di Spagna. Grazie a tutti davvero per la vostra attenzione. Vi invito ad iscrivervi alla newsletter della Commissione Rapporti Internazionali dell'Ordine. Vi abbiamo mandato qui in chat e poi trovate naturalmente sulla pagina del sito del nostro Ordine degli Avvocati. Grazie a tutti per la pazienza e per aver sforato di questi 10 minuti. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie. 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 Muchas gracias a todos.